Mi trovo a Taranto presso la rampa Leonardo da Vinci di fronte al circolo sottufficiali della Marina Militare e tutta quest'area è stata appunto interessata e interessata da lavori di scasso compiuti appunto dall'Enel. Ora in alcuni tratti, una volta inseriti, lo dico in maniera atecnica, i tubi, chiamiamoli così, è stato riasfaltato. Riasfaltato in una maniera davvero pedestre. Mi si dirà anche: ma è un asfalto provvisorio? Non è così, perché innanzitutto l'asfalto, per quanto provvisorio, deve essere livellato, perché se l'asfalto già in partenza presenta dossi e cunette, per così dire, dei dislivelli pesanti, poi anche in sede di asfalto definitivo questi dislivelli permarranno. Quindi, poi, considerando che il Comune di Taranto, l'amministrazione comunale e i lavori pubblici non controllano affatto i lavori delle ditte, le ditte fanno i comodacci propri sapendo che il Comune non le controlla, immaginate che è verisimile che anche quest'area della rampa Leonardo da Vinci risulterà distrutta, stuprata dai lavori delle ditte, nella fattispecie dell'Enel. Ma c'è un ulteriore disagio: misteriosamente un tratto, una parte di questi lavori è stata interrotta e ora giace così, vedete, tutto abbandonato. Ovviamente in quel tratto non si può parcheggiare, un cantiere a cielo aperto, quindi ulteriori disagi per il cittadino, altra perdita, altra restrizione di posti auto di parcheggio, ma soprattutto si ha proprio l'idea, l'immagine di una città abbandonata a se stessa, una città in cui ognuno può fare quello che crede, iniziare i lavori, interromperli, lasciare tutto così abbandonato. Insomma, questo ci fa proprio capire come l'amministrazione Melucci proprio non effettua alcun controllo su quanto accade, su quanto avviene appunto sul territorio. Un'amministrazione assente e i cittadini vittime purtroppo delle ditte. E in questa zona evidentemente non bastavano le devastazioni compiute da Acquedotto Pugliese con i famosi tubi volanti interrati, appunto fissati nell'asfalto, tubi volanti che dovevano avere una funzione, come dire, transitoria e che ormai fanno parte stabilmente dell'assetto urbano. Guardateli, vi faremo vedere poi zona per zona quanti manti stradali sono stati rotti, stuprati, passatemi questa espressione forte, e abbandonati, non più ripristinati. La stessa sorte toccherà sicuramente all'area prospiciente la rampa Leonardo da Vinci.